Ciao a tutti belli e brutti da vostro Christian De Ares. Eccoci tornati con Arlo Park. Quindi siamo dalla 6 fino a 10, vediamo un po' la seconda parte di Arlo Park. Continuiamo, questo qua addirittura ha 82 potenziamenti, però a livello 86, quindi più o meno come il mio. Io 81, sono riuscito ad aumentarlo ancora nel frattempo che aspettavo che aumentasse. Cioè aumentasse un pochino la stamina perché sennò non ci arrivo alla fine. Che ogni livello toglie un po' di stamina e quindi non ce l'avrei fatta. Andiamo un po'. Tanto qua continuo a mazzularli per benino. Ok, qua c'è un pinguino azzurro blu che serve appunto per evolvere le cose del genere. Quelli che non mi servono li trovo. Adesso volevo andare molto avanti con la storia perché sono ancora gli inizi. Quindi, siccome so che danno personaggi, imbarcazioni, robe del genere. Allora, preferisco darmi un po' una mossa, quindi magari questa settimana, anche domani farò magari un video, domani che sarà lunedì 30, poi mercoledì e poi anche probabilmente venerdì non ne sono sicuro, però magari se non venerdì lo faccio sabato oppure giovedì, vedo un attimo cosa degli impegni che ho. Ah, già questi cominciano ad essere un pochino più resistenti, diciamo. Questo, come ho detto. Anche perché comunque il verde abbatte più velocemente il blu. Il blu abbatte più velocemente il rosso abbatte più velocemente il verde, quindi è un circolo vizioso. Di conseguenza il giallo abbatte il viola abbatte il giallo, di conseguenza non ho capito ancora bene le cose, cioè, vabbè, lo scoprirete soltanto giocando e divertendovi. Bene, si parte. Allora, cominciamo. No, meno male, sono riuscito a. Ogni tanto non prende bene il touch, forse perché essendo collegato al PC. Magari prende in genere non, questi problemi non è che me li dia tanto, invece questa volta. Ok, tartaruga rara verde, spero di trovare lui. Dai, fatti trovare. Dai, fatti trovare. Scommettete che mi darà il bottino oppure non mi darà niente. Invece no, me l'ha fatta trovare. Infatti, come potete vedere, era una carta oro, diciamo. Era una foglio oro, diciamo. Mentre quelli è bronzo, come potete vedere, il colore cambia a seconda del livello. E la potenza di quello che si trova. La tartaruga mi può servire appunto per aumentare i vari personaggi. Come vi ho detto prima, Zoro è verde, di una categoria verde. E come gli altri personaggi, poi del resto. Questi per esempio sono gialli. Ok, cos'è sta cosa? Ah, il mostro. Questo qua per esempio ha un orb rosso. Quindi
sarebbe stato l'ideale avere un team blu, però essendo di un livello talmente alto lo faccio senza problemi. Infatti l'ho scassato di legnate senza problemi. Anche questo. Allora, visto che ci siamo, vi faccio vedere un attimo come evolvere, cioè come utilizzare la tartaruga verde. Visto che l'ho trovata, cogliamo l'occasione. Allora, direi di aumentare occhio di falco. Come potete vedere, mancano 2300 punti per aumentarlo. Allora, praticamente questa tartaruga me ne dà 22.500 di esperienza. Facendo questo, ho aumentato il power, praticamente lui sale di livello, raggiunge la fine della categoria per poter raggiungere di livello. Attualmente è a livello 48 su 99. 99 potrebbe darsi che magari si possa evolverlo quando si decideranno magari di aumentarla ancora di più oppure portarla a termine questo livello. Già, è già fortissimo così, pensate un po', a 99, quindi maxato. Direi comunque, dopo questa notizia bomba, di continuare, quindi all'ottavo. Siamo a 32 di stamina, quindi dovrei riuscire ad arrivarci tranquillamente. Usciamo questo che è il massimo. Infatti, occhio è contento perché dice, mi è aumentato di livello, sono più figo. Bottino che schifo non fa. I numeri che vedete praticamente sono i turni di attesa prima che fanno una mossa. Quindi sempre è meglio puntare prima quelli che hanno un numero inferiore, in modo tale da abbatterli prima e evitare che vi colpiscano. Io faccio fare tutto in automatico perché tanto anche se mi colpisce a un livello talmente alto che francamente poco me ne cala. Se però avete un livello inferiore perché siete alle prime armi e quindi non avete dei personaggi fortissimi, quindi magari avete magari un team misto e non avete un livello alto di HP, vi conviene puntare direttamente al personaggio col numero inferiore. Come si fa? Praticamente basta cliccarci su, basta premere sopra a quel personaggio. Adesso attualmente vedete che c'è il cerchietto blu. Lui teoricamente mi fa vedere quello col cerchietto grande che inizia direttamente da lì. Però io se voglio clicco per esempio quello in alto a sinistra, diventa rosso ed è manuale. E quindi voi potete scegliere da chi iniziare, poi tutto il resto, il secondo colpo lo decide comunque da solo. Io comunque sono iniziato da quello, anche se non era a livello 1, anche perché comunque, ripeto, li faccio fuori senza problemi, soprattutto se sono blu. Perché avendo il verde ammazza il blu, come detto prima, la fiera dell'est. Ok, questo qua è un personaggio, un boss viola, vediamo un po' il verde, se riesce a scassarlo senza problemi, a quanto pare sì, perché non l'ho fatto neanche respirare. Questi qua difficilmente ve li fanno trovare, però è possibile che troviate questi personaggi finali. È molto difficile trovarli, però comunque può capitare, se avete più culo che anima, magari lo trovate. Perfetto. Non so perché automaticamente non mi va a prendere quelli col numero inferiore. Però vabbè, teoricamente a me poco me ne frega, ripeto, poi sto più attento quando faccio magari i boss delle Extra Island, perché essendo un pochino di livello superiore cerco di tenere un occhio di riguardo.
Dai, fammi trovare pure questa tartaruga che mi potrebbe servire. Magari questa volta per aumentare smoke. No, questa volta non ho trovato una beata mazza. Trovato questo che mi serve, anzi mi occupa spazio. Cioè, piuttosto fatemi trovare il bottino, oppure magari le Coca-Cola, cioè non è... Oh, finalmente, ma almeno il baule, all'interno del baule ci sono i manuali. Oppure le relative Coca-Cola. In questo caso sicuramente ci sarà la Coca-Cola perché i manuali nella storia non te li danno, a meno che nelle isole più di livello superiore magari li danno, però non lo so quasi. A meno, manuali onestamente di recente non li ho visti. Questo addirittura è riuscito a colpirmi, però vabbè. Ha ammazzato una zanzara, diciamo. Perfetto, riusciamo proprio a farlo a pelo perché mi richiede 9 di stamina questo ultimo stage. E io ne ho 15, quindi riusciamo proprio a pelo. Vediamo di farlo. Cominciamo a scassarli. Ah, qua più che altro va per la maggiore viola, quindi magari riusciamo a trovare il granchietto viola che mi serve. No, qua c'è il blu, quindi ne ho pensata male. Vabbè che c'è la possibilità di vedere se c'è la possibilità di trovare, questo effettivamente non ve l'ho fatto vedere prima, magari ve lo faccio vedere una volta che abbiamo terminato l'ambaradam. 5 di 7, quindi a breve lo scopriremo. Perfetto, siamo al boss. Ok, perfetto, fatto fuori più veloce di Furio a cavallo del West. Allora, vediamo un po'. Qua se non mi sbaglio non mi dovrebbero dare gemme chissà cosa, perché me l'ha data prima. Ho trovato due cose inutili. Allora, praticamente, come potete vedere, avendo selezionato il livello, basta cliccare sul tasto Tips e vi si apre questa schermata. Questa schermata vi fa vedere che cosa potete trovare. Praticamente il boss è un personaggio verde, puoi teoricamente trovare quel personaggio verde, teoricamente perché è difficilissimo trovarlo. E poi c'è anche il cavalluccio marino. Che può servire per evolvere. Vediamo un po' se sul 10 no, ci sono soltanto questi due che possono trovarli. I boss sono questi qua. E quindi niente, la Coca-Cola che si può trovare come items. Allora, nulla, direi che con questo è tutto. Siamo giunti ai saluti. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi possa essere d'aiuto in qualche modo. Se avete domande o commenti da fare, fateli pure, che poi vi rispondo quando ho tempo.
E niente, quindi se vi è piaciuto un bel pollicione, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. E niente, ci vediamo col prossimo video. Ciao ragazzi!